cominciamo questo corso di fondamenti di informatica. Io mi chiamo Carlo De Stefano e sono il vostro docente in questo semestre. Come vedete, quest'anno registreremo il corso, così l'avrete disponibile su iTunes, quindi vi chiedo la cortesia di non fare molto rumore, altrimenti è difficile sentire in maniera precisa l'audio. Allora, cerchiamo di capire esattamente cosa faremo nell'ambito di questo corso e quali sono gli obiettivi che ci proponiamo di conseguire nell'ambito di questo corso. Allora, in generale quello che noi vorremmo ottenere in questo corso come obiettivi è lo studio delle strutture dati fondamentali e lo studio degli strumenti e metodi per lo sviluppo di programmi di tipo tecnico-scientifico su piccola media scala. Allora, cerchiamo di capire questi obiettivi, perché sono così importanti in un corso di laurea di ingegneria industriale quale quello che voi state frequentando. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che una delle attività proprio più specificamente ingegneristiche è quella legata alla modellazione. Voi nell'ambito di tutto il vostro corso di studi userete dei modelli. A cosa ci servono questi modelli? Ci servono a dare una rappresentazione della realtà semplificata e sulla base di questa rappresentazione noi possiamo provare a simulare la realtà e a provare a gestire gli eventi che caratterizzano questa realtà e provare appunto a definire delle soluzioni e a risolvere dei problemi in maniera più semplice rispetto a quello che accade nel mondo reale. Questo non perché le nostre soluzioni debbano essere meno efficienti, ma perché per poter arrivare esattamente al punto dobbiamo eliminare tutti quegli aspetti che non sono essenziali alla risoluzione dei problemi che vogliamo affrontare, quindi semplificare e attraverso un modello semplificato proporre delle soluzioni. Oggi nell'ambito di queste attività si utilizzano tipicamente gli strumenti informatici ed è quelli che voi userete tipicamente nella vostra attività di ingegneri industriali. Quindi dobbiamo capire innanzitutto come fare a rappresentare la realtà in un sistema informatico. Quindi dobbiamo creare quello che si chiama una corrispondenza tra mondo reale e mondo simulato. E nel creare questa corrispondenza dovremo rappresentare in un sistema informatico quelli che sono gli elementi fondamentali del mondo reale e quindi dovremo studiare quali sono le strutture dati all'interno delle quali memorizzare queste informazioni. Quindi quando si parla di modello e quindi si parla di rappresentare la realtà in un sistema di calcolo, si tratta di individuare quali sono le grandezze fondamentali che caratterizzano i problemi e rappresentarle opportunamente all'interno di questo sistema mediante le strutture dati che andremo a definire. Poi, una volta che abbiamo creato questo modello, dobbiamo capire come interagire con questo modello. Quindi dobbiamo capire come definire delle soluzioni ai problemi che abbiamo rappresentato mediante questo modello. E quindi definire delle soluzioni significa essenzialmente definire quali sono le sequenze di azioni che dobbiamo compiere per arrivare alla soluzione di un problema. Queste azioni le definiremo mediante degli strumenti e dei metodi per rappresentare le soluzioni sul modello che rappresenta la nostra realtà. Chiaramente qua potremmo utilizzare tecniche molto diverse. Ora, perché voi non siete informatici e quindi lavorerete essenzialmente come utenti di questi strumenti, progettandovi quando il caso i vostri algoritmi specifici per risolvere alcuni problemi, però il mio obiettivo non è fare di voi dei programmatori che devono lavorare su larga scala,
ma fare di voi degli utenti intelligenti dei sistemi di calcolo che quindi progetteranno le loro specifiche soluzioni. Ecco perché abbiamo scelto come modello di programmi tecnico-scientifici su piccola media scala. Non immagino che voi lavoriate un domani in un'azienda grande che sviluppa software per cui diventate programmatori per grossi sistemi di calcolo. Vi immagino come dei professionisti che lavorano nell'ambito dell'ingegneria industriale e che, quando è il caso, sviluppano i loro progetti, le loro applicazioni, ma con un taglio strettamente personale. Quindi ecco perché ci riferiamo su programmi su piccola e media scala. Chiaramente, se facessimo una progettazione su larga scala, dovremmo utilizzare delle metodologie che vanno al di là degli scopi di questo corso. Allora, che cosa faremo nell'ambito di questo corso? Allora, vi darò innanzitutto delle nozioni di carattere introduttivo per capire che cos'è questo strumento informatico e come interagire. Poi abbiamo detto studieremo i tipi e le strutture dati, vale a dire il modo in cui memorizzeremo le informazioni in un sistema di calcolo. Poi, appunto, strumenti e metodi per la progettazione di programmi. Quando dico strumenti e metodi, dovremmo capire in che modo creiamo un modello per rappresentare la realtà all'interno del nostro sistema di calcolo e quali strumenti abbiamo per sviluppare dei programmi in questo ambito. Ovviamente scrivere un programma significa, vedremo tra un attimo, individuare qual è la sequenza corretta di azioni che devono essere svolte per risolvere un problema. Quando si parla di sequenza di azioni, si parla chiaramente di individuare attraverso un linguaggio quali sono le azioni che devono essere eseguite. E questo linguaggio deve essere opportunamente interpretato dal nostro esecutore. Quindi capiremo in primo luogo chi è l'esecutore e poi, definito l'esecutore, capiremo qual è il linguaggio con il quale noi interagiamo con questo esecutore. Bene, nell'ambito di questo corso utilizzeremo il linguaggio C++, che è un linguaggio largamente utilizzato nelle applicazioni. È basato sul linguaggio C, che ormai da più di 30 anni è il linguaggio di riferimento per tutte le applicazioni di tipo industriale, e studieremo degli cosiddetti algoritmi fondamentali. Qual è la mia idea? Vi comincio a anticipare queste cose, ma è tutto quello che poi vedremo in itinere. L'idea di darvi io degli algoritmi fondamentali nasce proprio dalla figura professionale che io vorrei tirar fuori da questo corso. Poiché voi non sarete dei programmatori, quindi io non immagino che voi dobbiate sviluppare nuovi algoritmi per risolvere i vostri problemi, ma immagino più che altro che voi come utenti utilizzerete blocchi di funzioni che qualcun altro ha scritto per voi. Quindi la vostra abilità deve essere quella di capire come queste funzioni che qualcun altro ha già scritto possono essere opportunamente utilizzate per risolvere il vostro problema. Quindi quando utilizzerete i tool che poi farete negli altri corsi di automazione, utilizzerete tipicamente MATLAB, lì utilizzerete delle funzioni già belle fatte per costruirvi la vostra applicazione. Quindi prenderete dei pezzi che qualcun altro ha già scritto e li metterete insieme. Quando utilizzerete i tool per lo sviluppo di lo studio di strutture con il metodo degli elementi finiti o quel che sia, utilizzerete comunque dei blocchetti che qualcun altro ha scritto per voi, con un meccanismo che è più o meno sempre lo stesso. Allora, se noi ci abituiamo ad utilizzare gli algoritmi fondamentali come mattoncini per costruire applicazioni più complesse, saremo già pronti ad affrontare questo tipo di problematica. È quello che farete per esempio quando utilizzerete dei PLC per interfacciarvi con apparecchiature che vengono messe tipicamente sulle linee di produzione.
Quindi queste cose le farete specificamente nei corsi di ingegneria industriale. Allora, dato che questo è l'unico momento nel quale abbiamo l'opportunità di esaminare questi strumenti da un punto di vista teorico e capire come funzionano, è importante che già utilizziamo questo approccio, cioè quello che poi utilizzerete nell'ambito degli altri corsi. Quindi io vi darò degli algoritmi fondamentali come mattoncini, e l'esperienza che faremo anche dal punto di vista esercitativo è costruire applicazioni più complesse utilizzando come mattoncini fondamentali questi algoritmi. Quindi ragazzi, questo è un corso molto applicativo. Noi faremo degli strumenti teorici, ma poi voi vi dovrete misurare con un sistema di calcolo, con un sistema di sviluppo, dovrete fare delle applicazioni, farle seguire, verificare che funzionino correttamente. Quindi da una parte abbiamo tutti questi strumenti teorici, ma poi fondamentale è la parte applicativa, sia perché mi serve proprio come livello di manualità, di praticità che dovete acquisire a fine di questo corso, perché è quello che mi chiedono gli altri colleghi che lavorano nel corso di ingegneria industriale, sia perché anche proprio ai fini dell'esame. L'esame è una prova, una parte dell'esame è una prova pratica, dove voi vi siederete davanti al calcolatore, dovrete sviluppare in maniera autonoma un algoritmo, verificare che funzioni, metterci dei dati d'ingresso, produrre dei risultati in uscita. Quindi tutto quello che faremo da un punto di vista teorico poi ce lo sperimenteremo piano piano nelle esercitazioni, e io prevedo due tipi di esercitazioni: esercitazioni guidate, realizzazione di programmi sul calcolatore. Quindi vorrei utilizzare le ore che abbiamo di esercitazione, da un attimo vedremo come è strutturato il corso, per programmare insieme a voi. All'inizio, quando ci si imbatte con questo strumento, c'è proprio la difficoltà di dire: va bene, molte delle cose che vi racconterò vi sembreranno estremamente semplici e comprensibili, però vi assicuro, c'è un momento nel quale poi siamo noi il calcolatore e il linguaggio e il programma, e deve scattare quel meccanismo che ci fa entrare diciamo più a fondo nelle tecniche di programmazione. Allora, le esercitazioni guidate le faremo insieme, prendiamo un problema, cominciamo a progettarlo, io avrò il calcolatore con il compilatore davanti, scriverò i programmi, quindi programmerò insieme a voi. Poi vi assegnerò degli homework, cioè vi darò dei compiti da sviluppare autonomamente a casa, e vorrei utilizzare una parte delle ore di esercitazione per discutere con voi e sentire le vostre proposte di soluzioni. Qualcuna ce la vediamo insieme, qualcuna me la potete mandare e la guardiamo insieme direttamente sul calcolatore. Cioè dobbiamo fare entrambe le cose: da una parte dovete essere un po' guidati all'inizio, ma poi dovrete imparare a camminare con le gambe vostre. Ragazzi, tenete conto che a differenza di altre materie, qui non c'è un teorema che ci dice: io mi studio questa cosa, applico questa formula e ta, ho la soluzione. La programmazione è un po' a che fare con un'abilità personale che bisogna tirar fuori esercitandosi. È un po' come dire: io quando studio i corsi di analisi non ho un teorema che mi dice: guarda, quale che sia l'integrale che devo risolvere, applica questo, questo e questo passaggio e è la soluzione. Quando voi risolvete questo tipo di problemi, beh, guardate la funzione integranda, allora capite se volete fare una sostituzione di variabili, integrate per parti, applicate più tecniche che conoscete per portare la funzione integrante in una forma nota per la quale siete capaci di risolvere l'integrale. Beh, qui è un po' la stessa cosa: noi abbiamo un problema, ma non esiste un'unica soluzione, né esiste un unico teorema che ci dice: fai questo, questo e quest'altro e arrivi alla soluzione. Quindi dobbiamo essere un po' bravi noi e capaci noi di tirarla fuori e di provare a ottenere una soluzione. Tenete conto che, dato un problema, non esiste una e un'unica soluzione, ma possiamo trovare delle strade alternative.
E quindi nell'ambito di questo costo faremo anche delle valutazioni su quanto è buona una soluzione. Cioè in qualche maniera proverò a introdurvi una forma matematica anche molto leggera, come si fa a valutare la bontà di un programma mediante quello che si chiama una valutazione del costo computazionale, cioè la soluzione che ho pensato, quanto è onerosa per il mio esecutore. Quindi capiremo come si fa a definire questo concetto di costo computazionale e come faremo a misurarlo, ma questo ce lo vediamo piano piano nelle prossime lezioni. Il testo consigliato è il testo di Shield della McGraw-Hill Guida al C++. Questo non lo acquistate, lo teniamo come riferimento, se servirà vi integrerò io un po' di materiale. Questo è un testo di C++, un buon testo devo dire, fatto bene, chiaro, semplice, e poi vi darò io dispense e appunti quando sarà il caso nell'ambito del corso. Tenete conto, questo testo che cos'è? Questo è un testo del linguaggio, cioè ci racconta quali sono i tipi di dati, le strutture della programmazione in C++. Quindi non è un testo nel quale voi trovate esercizi, soluzioni, tecniche di programmazione. Purtroppo, diciamo, un testo che includa tutti questi aspetti è, diciamo, un testo semplice, non l'ho ancora trovato. Quindi ci sono alcuni testi che sono più di programmazione, che nel senso che insegnano le metodologie, però utilizzano linguaggi generali, i cosiddetti PDL, i Program Design Language, e quindi uno dovrebbe usare un testo di questo tipo per analizzare le tecniche di programmazione, poi un altro testo per capire queste tecniche come si realizzano nel linguaggio C++. Tenendo conto del taglio di questo corso, io ho preferito darvi il manuale di riferimento in modo che voi capite quando programmate, se il compilatore vi dà un errore, che cosa succede e perché. E poi vi darò io nelle lezioni la parte progettuale, cioè vi spiegherò come si progettano le soluzioni, lo faremo insieme, quindi questa parte verrà un po' da dispensi appunti, ma molto verrà da quello che ci costruiamo insieme in aula per capire come si arriva a progettare un algoritmo risolutivo per un dato problema. Come ho organizzato il corso? Abbiamo 7 ore settimanali, ci sono 4 ore di teoria e 3 ore di esercitazione guidata. Questi sono i miei riferimenti, se avete bisogno di parlare con me. Vorrei definire essenzialmente con voi qual è l'orario di ricevimento, cioè in quali orari mi fa più piacere poter poi parlare con me al di fuori delle lezioni. Tenete conto, avendo lezioni lunedì, martedì e mercoledì, preferirei in uno di questi 3 giorni definire il nostro orario di ricevimento. Se non siete troppo stanchi, potremmo anche farlo per esempio il lunedì a valle delle mie ore. Questo potete anche pensarci un attimo e poi lo definiamo insieme. Quindi dicevamo 7 ore, 4 di teoria e 3 di esercitazione. Chiaramente prima di cominciare la parte esercitativa dobbiamo aver maturato un po' di argomenti teorici, quindi almeno per le prime 2-3 settimane queste ore di esercitazione non le useremo. Magari le possiamo utilizzare non la settimana prossima perché ci sono gli esami di Stato, ma li posso utilizzare per recuperare questa prima settimana che non abbiamo fatto lezione, perché come Presidente della Commissione per gli esami di Stato sono stato impegnato su quest'altra attività. Quindi le utilizzerò per recuperare, però non vorrei darvi un carico di 7 ore di teoria alla settimana, perché penso che ci voglia un po' di tempo per maturare anche questi concetti. Quindi per le prime 2-3 settimane non faremo direttamente esercitazioni, ma useremo al momento, e poi ve lo dirò io, quando ci vedremo anche il lunedì per fare le esercitazioni.
La teoria la faremo ovviamente nelle lezioni del martedì e del mercoledì. Allora, un poco di consigli per attraversare in maniera efficace questo corso. Allora, ragazzi, dato che questo è un corso che ha una forte componente applicativa, c'è una parte di progettazione che ci costruiamo insieme in aula. Ah, secondo me seguire il corso è importante, perché altrimenti vi dovreste prendere voi dei testi per capire come si fa la parte di progettazione. Chiaramente, per chi dovesse saltare qualche lezione o non potesse seguire, io vi darò delle indicazioni in questo senso. Però se ci riuscite, seguire il corso è la cosa che secondo me vi alleggerisce molto questa parte e vi fa risparmiare del tempo. Molto importanti sono le esercitazioni. Molto importante è provare da soli i programmi. Ragazzi, io vi potrò far vedere 100 programmi fatti da me, poi ci sarà sempre il 101esimo che dovrete fare da soli. Quindi, se non acquisite questa esperienza, c'è poco da fare. È difficile superare l'esame, perché c'è questo scoglio della parte esercitativa. Ovviamente, se mi segnalate per tempo problemi, cose che non vanno, aggiustiamo il tiro e lo facciamo insieme in corso d'opera. Allora, entriamo un pochino più nei concetti che studieremo nell'ambito di questo corso. Come dicevo, l'informatica è quella che si chiama la scienza dell'astrazione. Cioè, noi dobbiamo creare il giusto modello per un problema e individuare le tecniche appropriate per risolverlo in modo automatico. Ragazzi, ho sottolineato modello e ho sottolineato automatico. È chiaro che voi siete, avete appena finito di fare 3 ore di fisica. È chiarissimo che per chi studia fisica il concetto di modello è un concetto fondamentale. No? Mi sapreste dire per voi che cos'è un modello? Anche pensando a quello che avete fatto fino adesso nel corso... Il corso di fisica avete cominciato adesso, però già a valle di questo primo semestre, se qualcuno vi dicesse: ma per voi un modello che cos'è? Perché è così importante? Un riferimento. Un riferimento sicuramente, però anche proprio pensando, che so, avete sentito parlare, sono stati definiti tanti modelli, per esempio il modello dell'atomo, e sono stati proposti nel corso degli anni tante formulazioni. Allora, perché si arriva a formulare un modello? Perché, come per esempio nel caso dell'atomo, un modello è una rappresentazione più semplice della realtà, però questa rappresentazione deve essere in grado di spiegare i fenomeni fisici che noi osserviamo. Quindi il primo modello dell'atomo riusciva a spiegare certe proprietà della materia. Poi a un certo punto si sono verificati dei fenomeni che quel modello non era più capace di spiegare, e allora qualcuno ha pensato a un modello più complicato. Questo modello più complesso è stato capace di spiegare anche questi ulteriori fenomeni, e così via si è andata avanti nel corso della storia. Quindi il modello ci è servito per dare una rappresentazione più semplice, e attraverso questa rappresentazione riuscire a spiegare quei fenomeni fisici che noi osserviamo. Bene, quindi questo è un concetto generale. Uno dei primi compiti di un ingegnere è quello di modellare la realtà e poter modellare le soluzioni dei problemi. Quindi proprio l'idea del modello è centrale in tutto il corso che voi farete di ingegneria, sarà centrale in tutto il corso di fondamenti di informatica che faremo in questo semestre. Perché sottolineo la parola automatico? Perché noi non vogliamo, ogni volta che si presenta un problema, dover partire da zero e riprogettare una soluzione.
vogliamo dare una definizione della nostra soluzione che sia del tutto generale e che poi in maniera automatica si possa adattare ai dati diversi che cambiano di volta in volta. Se voi dovete progettare il controllo di una linea di produzione per garantire che il prodotto finito abbia certe caratteristiche di qualità, allora progettate questo sistema, collegate dei sensori alla linea di produzione per acquisire informazioni, il nostro sistema verifica che la linea funzioni in maniera corretta. Bene, tutto questo avviene in maniera automatica, cioè anche al variare dei dati che arrivano al sistema, il sistema è ancora in grado di fornire delle risposte coerenti al problema che dobbiamo risolvere. In questo caso ho considerato un problema di controllo di una linea di produzione. Questa è una cosa che ormai è fondamentale. Quando si produce un manufatto bisogna associare quello che si chiama un cartellino di qualità, cioè garantire che questo prodotto soddisfi i requisiti richiesti. Senza un sistema di controllo questa cosa non è fattibile. Quindi una volta che noi abbiamo progettato la soluzione per un problema, noi vogliamo che questa nostra soluzione si adatti in maniera automatica a tutti i dati reali che poi verranno tirati fuori e verranno forniti in ingresso al nostro sistema. Quindi l'obiettivo che ci poniamo è quello di sostituire una situazione del mondo reale complessa e particolareggiata con un modello comprensibile e privo di dettagli inessenziali all'interno dei quali si possa risolvere il problema. Quindi ragazzi, la realtà appare generalmente molto complessa con tante informazioni che non sono essenziali alla risoluzione. Allora il modello semplificato serve a togliere fuori questi dati inessenziali e a farci concentrare unicamente sulle informazioni che sono invece fondamentali per la risoluzione del nostro problema. Facciamo un esempio così, smettiamo di parlare in astratto e facciamo una cosa concreta. Allora, immaginate, qui siamo in una zona dove si produce marmo, e quindi immaginate che abbiamo estratto, tagliato del marmo, abbiamo ottenuto una lastra rettangolare di dimensioni A per B e vogliamo tagliarla in tanti quadrati uguali, cioè vogliamo tirar fuori delle mattonelle avente il lato della maggiore lunghezza possibile senza generare sfrito. Allora, capite? Qui, come nella maggior parte dei problemi, abbiamo tipicamente una o più soluzioni contrastanti, perché se qui il problema fosse tirar fuori quante più mattonelline possiamo e non ce ne importasse nulla di farle grandi, e noi le faremmo piccole piccole e ne tireremo fuori un sacco. Però il problema è innanzitutto tagliare a dei rischi di rottura del materiale che stiamo tagliando. Due, da un punto di vista commerciale, una mattonella di marmo ha più valore se è più grande. Allora io vorrei, e quindi da una parte sembrerebbe che mi convenga farle quanto più grande possibile, tenendo conto delle dimensioni tipiche del mercato, che possono essere 40x40, 50x50 e così via. Però chiaramente se io ho una lastra di marmo e faccio queste mattonelle molto grandi, una volta che ho tagliato queste mattonelle grandi mi può rimanere molto marmo residuo e quindi ho sfrido e riesco a guadagnare meno dalla produzione di questa lastra. Quindi qui il problema è un problema contrastante. Da una parte voglio limitare lo sfrido, dall'altra parte voglio massimizzare la quantità di mattonelle prodotte e per aumentare il guadagno le voglio produrre della dimensione più grande possibile. Allora mi chiedo come posso risolvere questo problema. Quindi questo è il problema della mia realtà: ho la mattonella, ho i lati di questa lastra di marmo che devo tagliare,
e mi chiedo come posso fare un programma di calcolo che, quale che sia la lastra di marmo, chiaramente dalla cava, quando vengono tagliate queste lastre, mica quando si spaccano hanno certe dimensioni. Quindi non è che dalla cava escono tutte lastre identiche, per cui è sempre lo stesso problema. Escono lastre di dimensioni diverse, il mio sistema deve di volta in volta adattarsi per ricevere i nuovi dati in ingresso e dare una risposta a questo problema. Questa è la realtà. Come faccio a modellarla? Cioè, qual è il modello che tiro fuori per rappresentare questa realtà? Se qualcuno ve lo chiedesse oggi con le vostre conoscenze, voi che cosa rispondereste? C'è qualcuno che ha un'idea? Come potremmo provare a modellare questa cosa? E innanzitutto, che cosa diamo al sistema in pasto come dati? Perché questo è quello che c'è nel mondo reale. C'è una lastra di marmo con delle dimensioni che sono state misurate. Ma questa roba deve entrare nel mio sistema di calcolo che deve fare i conti. Allora, vi propongo un'idea. Ma un'idea potrebbe essere quella di dire, ma in fondo questo problema lo posso rappresentare in maniera più semplice in questa forma. Dati due numeri A e B, calcolare il massimo comune divisore e verificare se è uguale a 1. Questa può essere una soluzione del nostro problema, perché in fondo io ho le dimensioni di questa lastra. Dato che voglio tirar fuori delle mattonelle quadrate della dimensione più grande possibile, allora un modo alternativo di formulare questo problema: ma se io mi calcolo il massimo comune divisore, questo è quello che mi garantirebbe di avere il numero massimo di mattonelle possibili che taglio della dimensione più grande, avendo sfrito 0. Perché se ho trovato, se prendo proprio come dimensione della marmetta un valore pari al massimo comune divisore tra le dimensioni orizzontali e verticali del mio marmo, allora ho trovato la soluzione migliore possibile. È chiaro che se i due numeri sono primi tra loro, se volessi avere sfrito 0 dovrei fare la marmetta di dimensione unitaria. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un problema reale, l'abbiamo modellato attraverso questa idea di calcolare il massimo comune divisore. Quindi quali sono le informazioni fondamentali che devo conservare? A questo punto me ne frego di tutto il resto. Mi basta che io prendo i due valori che rappresentano i lati della lastra di marmo e li metto all'interno del mio sistema di calcolo. Quindi è come dire, questo sistema deve ricevere in ingresso due numeri reali, che sono i lati della lastra di marmo, deve produrre in uscita un'informazione che è, guarda, si può fare o non si può fare, se i due numeri sono primi tra loro non si può fare questa cosa. Se i due numeri non sono primi tra loro, qual è la dimensione massima della marmetta che posso trarre, che posso estrarre per avere sfrito pari a 0? Quindi ci serve un procedimento sistematico costituito da un insieme finito di operazioni, ognuna delle quali sia precisa ed eseguibile, da applicare ai dati di ingresso perché si possano fornire dei dati in uscita. In altre parole, è necessario un algoritmo. Allora, ripetiamo questo ragionamento. Dato un problema, abbiamo individuato quali sono i dati essenziali di questo problema. Questi dati essenziali, in questo caso, sono due numeri. Questi numeri devono essere opportunamente rappresentati all'interno del nostro sistema di calcolo. Dopodiché,
una volta che io ho definito qual è la mia idea, devo trovare ora un procedimento sistematico, che vuol dire che deve essere eseguibile ogni volta, e questo procedimento deve essere composto da un insieme finito di operazioni che, applicate ai dati in ingresso, mi producano i dati in uscita. Ragazzi, queste operazioni devono essere precise, cioè non ambigue, e devono essere eseguibili. Cioè, quando do un'istruzione al mio esecutore, il mio esecutore deve essere in grado di eseguirle. Prima di entrare in questa seconda definizione, mi voglio soffermare un attimo su questo aspetto. Allora, poiché noi faremo riferimento sempre a un esecutore, dobbiamo chiederci: ma quanto è intelligente il nostro esecutore? Secondo voi, un sistema di calcolo, un computer come questo, che ha una potenza di calcolo, ragazzi, spaventosa, cioè rispetto a un essere umano, un oggetto di questo tipo ha una capacità di calcolo che si misura nell'ordine dei megaflops, cioè dei milioni di operazioni sui numeri reali che questo è in grado di eseguire nell'unità di tempo. Quindi questo è un oggetto che riesce a fare un numero di operazioni dell'ordine dei milioni di operazioni sui numeri reali nell'unità di tempo, in un secondo. Quindi ha una potenza di calcolo spaventosa rispetto a un essere umano. Ma ci chiediamo: ma quanto è intelligente? Cioè, da solo è in grado di prendere decisioni autonome? La risposta è no. Cioè, questo sistema, se gli diciamo quello che deve fare, lo fa in maniera velocissima, ma dobbiamo dirglielo noi. Allora, sarebbe un po' come dire: se io mi rivolgo a uno di voi e gli dico: guarda, questi sono i coefficienti delle equazioni di secondo grado, mi trovi le radici? Do una risposta del genere a uno di voi, 2 minuti, tempo di mettere penna su carta, e mi dite le radici dell'equazione. Perché? Perché io ho fatto una domanda a un esecutore umano, studente del corso di laurea in ingegneria industriale a Cassino, gliel'ho formulata in un linguaggio che lui è in grado di capire, gliel'ho formulata in italiano, è in grado di capire quello che io gli sto chiedendo. Nelle sue competenze ci sono le conoscenze per risolvere un'equazione di secondo grado. Allora, se io questa stessa domanda la faccio a uno studente delle scuole della quinta elementare, secondo voi questo studente che cosa mi risponde? Io non so di che parli, perché è vero che io glielo dico in italiano e lui in italiano capisce quello che gli sto dicendo, ma l'esecutore studente delle scuole elementari non ha la competenza per capire come si risolve un'equazione di secondo grado. Allora, quando io parlo di dare un'istruzione in maniera precisa e non ambigua, che sia eseguibile, cioè vogliono queste due affermazioni, vogliono dire due cose: che devo dirgliela in modo che lui capisca esattamente che cosa sto cercando, ma deve essere eseguibile, cioè la cosa che gli sto chiedendo deve essere eseguibile, cioè devi avere la conoscenza e la capacità di eseguire quel comando. Allora, io non potrei chiedere a uno studente delle scuole della quinta elementare di risolvere un'equazione di secondo grado. Glielo potrei chiedere? Sì o no? Beh, se gli spiego come fare il conto, glielo posso chiedere.
Sì, dato che lui, supponiamo non quinta elementare, ma supponiamo scuole medie, ha imparato a fare le radici quadrate. Allora, se io ho uno studente che non conosce il concetto di equazione, ma conosce il concetto di radice quadrata, io non gli chiedo risolvimi, calcolami le radici dell'equazione di secondo grado, ma gli dico guarda, tu fai questo, 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 questo e questo passo e alla fine fai questi conti e mi dai due numeretti che tu non lo sai, ma io so che rappresentano le radici dell'equazione di secondo grado. Allora, io gli ho dato in maniera precisa le istruzioni che devo fare, ma eseguibile, cioè ho scalato la difficoltà e gli ho detto guarda, tu le equazioni non sai cosa sono, però poiché le quattro operazioni le sai fare e sai farmi anche le radici quadrate, allora ti spiego io come tu sei in grado di risolvere il problema del calcolo delle radici dell'equazione di secondo grado. Ragazzi, quello che vi voglio dire è che il concetto di eseguibile è strettamente legato al concetto di esecutore. Se io ho a che fare con un matematico, gli dico mi risolvi questo sistema di equazioni differenziali, per lui quella è un'operazione elementare, perché nelle sue conoscenze ci sono le tecniche di risoluzione delle equazioni differenziali. Se lo dico a voi che state studiando adesso questa cosa, mi rispondete non lo so fare. Quando le studierò sarò in grado di farlo. Quindi il concetto di eseguibile è legato alle competenze dell'esecutore. Quindi quando proporremo le soluzioni per i problemi, dobbiamo capire che l'algoritmo è un concetto del tutto generale, è la sequenza di passi elementari per un certo esecutore per arrivare a risolvere il problema. Quindi dobbiamo essere sicuri di dire le cose in maniera precisa e non ambigua, dobbiamo dirle in modo che rispettino le competenze dell'esecutore per cui lui sia in grado di farlo. Ragazzi, questo vi fa anche capire perché noi non programmiamo in italiano. Perché dobbiamo usare un linguaggio di programmazione? Perché non ci basta in generale il linguaggio naturale? Ragazzi, perché il linguaggio naturale è un linguaggio molto potente, molto ricco, però è un linguaggio che per sua natura non è un linguaggio formale, ma si presta a delle ambiguità. Quando noi scriviamo una frase anche ben concepita nella lingua italiana, questa frase potrebbe essere soggetta a implementazioni, a interpretazioni diverse. Gli esempi più lampanti, noi siamo una facoltà di ingegneria, ma se ci riferiamo per esempio al linguaggio nel quale vengono formulate le leggi, molto spesso uno legge il testo di quella legge e dopodiché escono le interpretazioni, cioè ci sono i tribunali che dicono come è stata comunemente interpretata dalla giurisprudenza quella norma. Allora che vuol dire? Che quella norma di per sé si presta a interpretazioni diverse, ma se il nostro esecutore informatico si trovasse davanti a un dubbio, saprebbe risolverlo? Si ferma, va in alto. Quando c'è una sequenza di operazioni che non rispetta il flusso naturale delle operazioni, il processore va in alto, si blocca e dice non sono più in grado di fare nulla. Quindi il nostro la nostra soluzione del problema dovrà essere formulata in un linguaggio che sia assolutamente non ambiguo. L'interpretazione può essere una e una sola, altrimenti questo non è un algoritmo. Quindi ci siamo dovuti inventare dei linguaggi di programmazione che tipicamente hanno la sintassi della lingua inglese, con delle frasi in inglese,
ma che siano concepite in modo tale da essere assolutamente non ambigue, da poter avere una e una sola interpretazione. Ecco perché parliamo di operazione precisa, non ambigua, ma eseguibile. Vale a dire che quando io do un comando nel mio linguaggio, questo comando deve essere nelle capacità del mio esecutore. Se il mio esecutore fa solo le quattro operazioni, non ci stanno santi. Tutto quello che dico dovrà essere fatto utilizzando le quattro operazioni. Ok? Allora, sulla base di queste considerazioni, proviamo a capire che cos'è un algoritmo. Allora, in generale possiamo dire che un algoritmo è un procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero finito di passi elementari. Questa è la prima definizione che trovate se mettete la parola algoritmo su Wikipedia. L'enciclopedia Wikipedia vi dà questa definizione. Ve l'ho riportata perché è fatta abbastanza bene e quindi può essere un buon punto di partenza. Allora, un procedimento che risolve un problema attraverso un numero finito di passi elementari. I passi costituenti devono essere elementari, ovvero non ulteriormente scomponibili. Allora, se io dico calcolami la radice quadrata di questo numero, questa operazione è elementare o no? Supponete di avere una macchinetta da tavolo, voglio fare una radice quadrata, è un'operazione elementare o no? Se sulla mia macchinetta da tavola ci sta il simbolo della radice quadrata, quella è un'operazione elementare. Metto il numeretto, schiaccio il bottone e mi esce la radice quadrata. Se la mia calcolatrice da tavola la radice quadrata non ce l'ha, non si può fare la radice quadrata. È un po' lontano nella vostra memoria, ma alle scuole medie avete studiato come si calcolano le radici quadrate. C'è un procedimento che voi applicate, dato un numero, calcolate la radice quadrata, attraverso quali operazioni? Le quattro operazioni elementari. Allora, l'operazione è atomica se il mio esecutore ce l'ha. Quindi, quando si parla di operazione atomica, allora, per un oggetto di questo tipo, qual è l'operazione atomica? Questo oggetto sa fare bene le quattro operazioni. Poi quando studieremo l'architettura vi farò capire che in realtà lui fa un sottoinsieme di operazioni, fa solo le addizioni e attraverso le addizioni riesce a fare tutte e quattro le operazioni, riesce a fare la radice quadrata e così via. Ma possiamo pensare a livello generale che per questo oggetto l'operazione di somma è per esempio un'operazione elementare. Cioè io gli posso dare un'istruzione, fammi la somma di questi due numeri, per lui elementare, lui ha al suo interno la circuiteria hardware per fare l'operazione, mi produce il risultato. Questa operazione la intendiamo veramente elementare, cioè non è ulteriormente scomponibile in altre operazioni. I passi costituenti devono essere interpretabili in modo diretto e univoco dall'esecutore, sia esso umano o artificiale. Quindi, una volta che ho capito quali sono le azioni elementari che lui sa fare, allora i passi per arrivare a questa soluzione devono essere interpretabili in maniera diretta e univoca. Cioè ci vuole un linguaggio che sia per sua natura formale e non ambiguo. L'algoritmo deve essere composto da un numero finito di passi
e richiedere una quantità finita di dati d'ingresso. Ragazzi, questo è un altro concetto fondamentale. È vero che i puristi della teoria dei linguaggi storcono un po' il naso e dicono il fatto che sia un numero finito di passi non è strettamente essenziale al concetto di algoritmo, ma noi siamo ingegneri e quindi diciamo che se una cosa ci mette un tempo infinito per noi non va bene. Quindi un algoritmo è una sequenza finita di passi che prende un numero finito di dati in ingresso e me li trasforma nei dati di uscita. Ovviamente questa esecuzione deve avere termine dopo un tempo finito e deve produrre come risultato un risultato univoco che sia la soluzione del nostro problema. Ragazzi, molto spesso quando fate i programmi questa condizione non me la verificate. Il programma parte, non termina e allora io devo intervenire per bloccare il programma che altrimenti non finirebbe più. Si dice che il vostro programma è entrato in un loop infinito e devo usare un meccanismo esterno per interromperlo. Vi farò vedere come facendo degli errori queste cose possono succedere. Quindi quando svilupperemo i nostri algoritmi dovremo avere ben presenti questi passi, garantire che il nostro problema sia scomposto in azioni veramente elementari, che siano sempre interpretabili. Ragazzi, non pensate che questo sistema da solo abbia capacità autonome. Molto spesso mi dite: no, ma io l'ho fatto bene, ma quello è il calcolatore che non l'ha eseguito bene. Il calcolatore da solo non fa niente se non quello che gli dite voi. Se non l'ha eseguito bene è perché voi non gliel'avete detto bene. Lui da solo fa soltanto quelle cose che gli dite. Se le cose che gli dite dopo un tempo finito ci portano a un risultato sballato, non è lui che non l'ha saputo fare, siete voi che non l'avete saputo programmare. Allora, prendetevi un attimo per buona questa definizione di algoritmo, poi piano piano ce la raffiniamo. Allora, proviamo a vedere come risolvere il problema di partenza. Vi ricordo che avevamo detto che per tagliare questa malvetta dovevamo trovare il massimo comune divisore. Ora, se io vi dicessi, vabbè, c'è un bambino delle scuole elementari, gli dite come calcolare il massimo comune divisore da due numeri? Voi che cosa gli rispondete? Lui le quattro operazioni sa fare. Come gli dite di calcolare il massimo comune divisore da due numeri? Beh, noi sappiamo che possiamo fare la scomposizione in fattori, prendere i fattori comuni con il minimo esponente e facciamo questa cosa. Però se d'altro canto il bambino non sa che significa la scomposizione in fattori, non ha ancora il concetto di potenza e quindi non sa che cosa significa i fattori comuni col minimo esponente, lui questa cosa non la capisce. Allora, domanda: ma c'è un modo semplice per spiegare a un esecutore che questi concetti non ce li ha come calcolare il massimo comune divisore? Perché questo sistema questi concetti non ce li ha. Allora, avete voglia di fare le vostre considerazioni? Dovete parlare la lingua che capisce lui. Allora, come potremmo calcolare il massimo comune divisore da due numeri? Beh, questo è un algoritmo che è stato proposto da Euclide nel 300 a.C. circa e ha tutti quegli ingredienti che abbiamo detto prima per poter essere considerato un algoritmo. Allora, consideriamo due numeri qualsiasi
X e Y con X maggiore di Y. Ragazzi, qua dobbiamo fare un minimo di attenzione, perché io sto scrivendo questo algoritmo risolutivo utilizzando il modello carta e penna e sto facendo riferimento a questi simboli. Chi sono X e Y? Sì, ma come le chiamate? Delle variabili. Ma che cos'è una variabile? Come definireste una variabile? Provate, dopo tanta matematica di fatto, fino ad arrivare al primo anno di università, dovreste essere in grado. Che cos'è per voi una variabile? Non abbiate timore. Allora, nella forma più semplice posso immaginare che questo è un letterale che può indicare un qualunque numero reale. Ma nel modello carta e penna questo concetto di variabile si deve arricchire di qualcosina in più. Nel modello carta e penna X e Y rappresentano lo spazio del foglio di carta dove io andrò a scrivere i valori veri sui quali questo algoritmo deve operare. Allora immaginate che è come se io stessi dicendo: vabbè, ma io devo fare questa cosa, allora mi metto carta e penna e dico: qua scrivo i valori che assumerà la variabile x, qua scrivo il valore che assumerà la variabile y. Quindi per me in questo momento x e y rappresenta la parte del foglio di carta dove io nel modello carta e penna andrò a scrivere questo valore. Allora in questo primo blocco c'è scritto: considera due numeri x e y con x maggiore di y. Allora il mio esecutore, per poter eseguire correttamente questa istruzione, quali capacità devi avere? Allora ragazzi, deve avere il concetto di numero, ma non solo. Mio nipote che sta in prima elementare, dopo aver avuto il concetto di numero, ha avuto un ulteriore concetto. Il concetto di confronto tra numeri. Cioè devo essere in grado di definire una relazione d'ordine. Questo simbolo significa che il mio esecutore deve essere in grado di confrontare due numeri reali, due numeri interi, pensate come volete in questo momento, proviamo a lavorare sugli interi, due numeri interi, e stabilire tra questi due numeri interi qual è quello più grande. Cioè deve avere il concetto di relazione d'ordine su questo insieme di numeri interi. Questo concetto elementare il sistema di calcolo ce l'ha. Nella sua circuiteria hardware è in grado di confrontare due numeri e dire chi è più grande e chi è più piccolo. Allora questa per me è un'operazione elementare. Quindi questo sistema è in grado di guardare questi due numeri e dire qual è più grande e più piccolo. Ma se mi fossero arrivati in ingresso questi due numeri, allora questo primo blocco avrebbe avuto questo significato:
considera due numeri x e y con x maggiore di y. Se questa condizione è così, che devo fare? Allora, è come dire, perché li so confrontare e sto nel modello carta e penna, allora io dico, vabbè, allora, x me lo chiamo 360, y me lo chiamo 220. Allora, ho eseguito il primo blocco dove ho considerato due numeri. Quindi, per considerarli, vuol dire che nel mio modello carta e penna ho trovato un po' di spazio sulla carta e ci ho messo questi numeretti qui dentro. Ho eseguito questo blocco, ora la freccia mi dice fai quest'altra operazione. Dividi x per y e ottieni il resto r. Allora, devo fare la divisione tra questi due numeri, divisione intera, e devo prendere il resto. Il mio sistema questa cosa la sa fare elementalmente? Se la sa fare, la fa e ottiene direttamente il resto. Se lui conosce solo la divisione, ma non ha il concetto di resto, gli devo spiegare come calcolare il resto di una divisione, il resto di una divisione intera. Facciamo l'ipotesi che lui per ora questo lo sappia fare. Allora, fa questa operazione. Nel modello carta e penna significa che lui si mette e fa 360 diviso 220. Fa questa operazione, gli viene 1 e il resto gli viene 140. Allora, vuol dire che nel modello carta e penna lui ha definito quest'altra variabile R, che nella nostra accezione significa trova un po' di spazio su questo foglio e su questo foglio ci scrivi il conticino che hai fatto. Quindi il mio esecutore è in grado di fare queste operazioni. Nel modello carta e penna ha associato una parte del foglio alla variabile R e qui dentro ci ha scritto questo valore. Ho eseguito questa istruzione. Poi qua c'è un rombo. Il rombo rappresenta una domanda. Il resto è uguale a 0. Allora, il mio esecutore deve essere in grado di rispondere a questa domanda. Questo numero è uguale a 0 o no? Cioè, deve avere il concetto di comparazione. Deve essere in grado di confrontare due numeri e di dare una risposta. In questo caso la risposta com'è? No, perché non è uguale a 0. Allora, prendo questo ramo e qui è scritto sostituisci x con y. Che significa? Significa che se questo è lo spazio associato alla variabile x, sostituire significa che prendo quello che c'era qua e lo vado a mettere qua dentro. L'operazione di sostituzione distrugge quello che c'era prima e ci scrive qualche cosa di nuovo. Quindi qua ora io ci scrivo 220. Questo è il risultato che c'è nel mio sistema dopo aver eseguito questa istruzione. Poi eseguo quest'altra istruzione. Sostituisci y con r. Faccio la stessa cosa. Vado qui e in questo spazio vado a scrivere quello che c'era nello spazio corrispondente alla variabile r. Ho scritto 140. Dopodiché ritorno qui e ripeto questa stessa operazione. Dividi x per y. Ragazzi, è la stessa istruzione, ma sto facendo la stessa cosa di prima. Perché no? Perché è cambiata la memoria, cioè è cambiato quello che ci sta scritto nel modello carta e penna.
Quindi è vero che io sto facendo la stessa istruzione, però questa stessa istruzione non ha gli effetti di prima perché sono cambiati i dati sui quali questa operazione viene fatta. Allora io la rifaccio questa cosa. Supponendo di essere in grado di calcolare il resto, faccio la stessa cosa e quindi scrivo 220 diviso 140. Il risultato mi viene ancora 1 e ci devo mettere 180 come valore. Quindi il resto mi viene 180. 80. Mi viene 80, scusate. Allora, questo è il nuovo resto che ho ottenuto. Allora, una volta che ho calcolato il resto R, che devo fare? Questo risultato me lo vado a scrivere di nuovo nella variabile R. E mi chiedo di nuovo, R uguale a 0? Se no, ripeto questo blocco. Ragazzi, ma non sto facendo la stessa operazione. Sto eseguendo la stessa istruzione su dati diversi. Quindi qua adesso è come se stessi dicendo ci scrivo 140, qua ci scrivo 80 e torno qui e ripeto la stessa operazione. Ragazzi, girate qua dentro, alla fine vi trovate, vedete, in questo caso io faccio 140 diviso 80 verrà 60, poi faccio e quindi ottengo 60, e scusate, il resto verrà 60, qua avrò 80 e 60, ripeto la mia operazione e quando arrivo ad avere il resto 0, nella variabile y avrò proprio il massimo comune divisore della mia operazione. Quindi questo giochetto qua ci ha permesso di far calcolare ad un esecutore che non sa proprio che significa, che non ha il concetto di massimo comune divisore, ma applicando ripetutamente le istruzioni che io gli ho dato e che comportano la sola esecuzione di queste istruzioni elementari, lui è arrivato a produrre come risultato il massimo comune divisore. Allora, esempi, è inutile che ci stiamo a perdere tempo, faccio un po' di operazioni, quando arrivo che il resto è 0 ho ottenuto il massimo comune divisore. Beh, allora facciamo alcune considerazioni. L'algoritmo è del tutto generale, cioè io qua mi posso divertire a metterci le coppie di numeri che voglio, lo faccio eseguire in base alla grandezza dei numeri, lo eseguirò più e più volte, ma alla fine produrrò lo stesso risultato. Quindi è generale, ma in qualsiasi caso specifico questo algoritmo termina e fornirà una risposta precisa in un numero finito di passi. Ragazzi, siamo sicuri di questa affermazione? Cioè, posso dire che questo algoritmo sicuramente termina? Questo non è l'esecutore che deve stabilirlo, lo stabilisce il progettista. Come faccio a essere sicuro che questo algoritmo termina? Poiché a ogni passo io faccio questa sostituzione e quindi prendo un numero sempre più piccolo, alla fine, andando a diminuire questo numero, arriverò certamente al risultato che, reiterando questo percorso, il resto mi verrà zero. Quindi io sono sicuro che questo algoritmo in un numero finito di passi converge. Quanti passi? Non lo so a priori. Perché? Perché dipende da quanto sono grandi i numeri.
metto numeri dell'ordine di milioni, faccio centinaia di questi giri, ma alla fine arrivo alla terminazione. Quindi l'algoritmo è generale, so che avrà termine in un numero finito, anche molto grande. Ragazzi, questo ci fa capire che se il mio sistema mi deve dare una risposta in un certo tempo e l'algoritmo che ho scelto è giusto, converge, ma ci mette centinaia di migliaia di passi e io non posso aspettare questo tempo, devo pensare ad un algoritmo più efficiente. Quindi uno dei metodi che valuteremo per capire quanto è buono un algoritmo è il tempo in cui converge, ma per definizione converge, altrimenti non sarebbe un algoritmo. A ogni passo è perfettamente chiaro quale operazione si deve compiere e anche la decisione circa il momento in cui il procedimento si debba ritenere concluso. Quando questo è zero, il procedimento è concluso. A ogni passo so quello che devo fare e l'azione che eseguo ha effetto sulla mia memoria. Ragazzi, nel modello carta e penna questa è la mia memoria, perché contiene i valori che io associo alle mie variabili. La descrizione dell'intero procedimento è presentata in termini finiti, anche se può essere applicata a numeri naturali di dimensioni illimitate. Qui qual è l'unico limite fisico, secondo voi? Allora, uno potrebbe dire, l'insieme dei numeri interi è infinito. Allora, io posso far crescere questi numeri interi fino all'infinito. Allora mi potrei arrivare, potrei fare il limite per n che tendi all'infinito dei numeri che ci rappresento. Se i numeri interi sono infiniti, io posso prendere un numero infinitamente grande e lo metto qua dentro. Però c'è un limite. Questo limite chi ce lo dà? Ragazzi, ce lo dà il fatto che noi stiamo utilizzando un modello. Mentre i numeri interi sono infiniti, i numeri interi che rappresentiamo qua dentro sono infiniti? No. E perché non sono infiniti? Non sono infiniti perché la memoria che noi utilizziamo qui dentro è una memoria finita. Allora, io la posso fare grande quanto voglio. Dato che un programma per essere eseguito deve stare in memoria centrale, allora uno dice va bene, io prendo e metto i registri, mi prendo un computer che ha 32 GB di memoria RAM, io ne prendo un altro che ce n'ha 64, ma per quanto lo faccio grande, a un certo punto il numero di registri finisce e quindi la memoria a disposizione finisce. Allora vi farò vedere come si rappresentano i numeri interi nei registri e capirete che vi do uno spazio di una certa dimensione per memorizzare i numeri interi. Bene, allora vuol dire che l'insieme astratto, l'insieme matematico dei numeri interi è infinito, ma l'insieme dei numeri interi che può essere rappresentato su questo calcolatore va da meno x a più y. Ora, se io applico questo algoritmo all'insieme dei numeri interi positivi che posso rappresentare, è limitato da che? Dal numero intero più grande che posso mettere qua dentro. Allora, per quanto grande, l'algoritmo converge perché in un numero finito di passi arrivo a convergenza. Quanti passi? Tantissimi, se il numero intero che posso rappresentare qua dentro è molto grande, ma comunque finiti.
Il procedimento descritto assume che sia noto come eseguire particolari operazioni, quali il calcolo del resto della divisione intera tra due numeri naturali. E se così non fosse? Cambia qualcosa in quello che ho scritto qua. Diventa meno vero. Supponete che io questa cosa non la so fare. Quello che ho scritto è tutto sbagliato. Questo non è più un programma. Ragazzi, se non lo so fare, vuol dire che questo blocchetto non è un'operazione elementare. Allora, questo che sta scritto qua deve diventare a sua volta un programma. Sto scrivendo l'algoritmo per calcolare il resto intero della divisione tra due numeri. Come faccio? Considera due numeri m e n. M è maggiore di n? M è minore di n? No. Allora sostituisci m con n meno m. Ora n è sempre tale quale, ma m di volta in volta cambia. Gira, 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 a un certo punto non è più vero che m è minore di n. Nella variabile m mi compare il resto intero di questa divisione. Per esempio, 67, 20. Faccio 67 meno 20, 47 e lo metto carta e penna nell'area di memoria associata alla variabile m. M è più grande, m è più piccolo di n? No, allora faccio ancora 27. È più piccolo? No, 7. Che cosa mi rimane? Mi rimane 7, che è il resto intero della divisione. Infatti, se io faccio 3 per 20 fa 60, a 67 mi rimane 7. Allora, se il mio esecutore questa cosa non la sa fare, io gli dico io come farla. Ma quello che voglio dirvi è che la validità di quello che ho scritto prima rimane esattamente identica. E quindi abbiamo messo i pezzi tutti insieme. Allora, adesso questo rappresenta l'algoritmo completo per fare questa operazione che c'era richiesta del taglio della barnetta. Cioè, ho acquisito i valori di A e B, le dimensioni della mia barnetta. Ho calcolato il massimo comune divisore di A e di B e l'ho scritto nella variabile C. Ragazzi, guardate, a questo livello, se il mio esecutore sa fare il massimo comune divisore, il programma è finito qui. C è uguale a 1? Sì, allora non puoi fare il taglio perché i numeri sono primi tra loro. No, comunica che il taglio lo devi fare con la grandezza C. Il programma è finito qua. Ma se il mio esecutore, il massimo comune divisore, non lo sa fare, allora questo blocchetto si esplode e qua ti sto dando l'algoritmo per calcolare il massimo comune divisore. Vedete, in questo algoritmo il ruolo della variabile A è svolto dalla variabile X, il ruolo della variabile B è svolto dalla variabile Y. Il massimo comune divisore è y, che sarà memorizzato nella variabile c. Carta e penna, quando ho fatto questa operazione, il dato che mi viene restituito lo vado a scrivere nella variabile c e vado avanti nel mio algoritmo. Nello scrivere questo algoritmo io so calcolare il resto intero. Se è un'operazione elementare mi fermo qua. Se non è elementare, ti scrivo l'algoritmo per fare questo. Il programma completo è quello che al posto di questo blocco c'ha tutta questa parte qua e al posto di questo blocco c'ha tutta questa parte qui. Allora, questo schema si presta anche ad un'ulteriore interpretazione. In pratica, quello che io sto dicendo è questo. Guarda che a un livello molto semplice
questa è la sequenza di operazioni che devi fare. Cioè ho diviso in macro blocchi e ho indicato in ciascun blocco che cosa devo fare. In pratica, per risolvere un problema complesso, l'ho decomposto in sottoproblemi più semplici. Ciascun sottoproblema può essere elementalmente eseguito, come in questo caso qua, o come in questo caso qua. Acquisisci valori è un'operazione elementare, significa fai carta e penna e scrivi le dimensioni nell'area del foglio di carta associata a quella variabile. Questa operazione qua è un'operazione non elementalmente eseguibile. Allora, nella mia decomposizione, questo problema, che per quanto è più semplice del problema di partenza, perché il problema di partenza è dimmi se posso tagliare o no queste marmette. Ora il problema di partenza l'ho decomposto in sottoproblemi più semplici, questo è uno di questi sottoproblemi. Ma questo sottoproblema, se non è elementare, lo vado a sua volta a decomporre in sottoproblemi più semplici. Prendi i numeri, dividi, ottieni il resto intero della divisione, eccetera. Questo problema, quindi questo problema qui, l'ho decomposto in sottoproblemi più semplici. A sua volta questo sottoproblema qua lo so eseguire? Se sì lo eseguo, se no lo decompongo a sua volta in sottoproblemi più semplici. Questo approccio si dice un approccio top-down, stepwise refinement, cioè dall'alto verso il basso per raffinamenti successivi. L'idea è decompongo il problema in tanti sottoproblemi più semplici, ognuno di questi in altri sottoproblemi ancora più semplici, fin quando non arrivo ad avere tutti i problemi elementarmente eseguibili, cioè che il mio esecutore è in grado di eseguire. A questo punto gli dico eseguimi e trovami la soluzione del mio problema. Quindi in questo esempio avete un'idea più generale di quello che noi faremo. Per ogni problema proveremo a decomporre un problema complesso in sottoproblemi più semplici. Ognuno di questi sarà ulteriormente decomposto finché non arriviamo ad avere tutte operazioni elementarmente eseguibili. A quel punto il nostro lavoro di progettista è finito e passiamo a codificare, cioè a esprimere tutto quello che sta scritto qua in un linguaggio che il nostro processore, che è l'esecutore materiale, sia in grado di capire. E poi vedremo piano piano come fare queste cose, come utilizzare questo linguaggio. Allora, una volta che siamo arrivati a scrivere quel blocco di operazioni che abbiamo visto prima, vi dicevamo chi esegue queste operazioni. Le operazioni devono essere eseguite da un esecutore che deve essere in grado di interpretare la sequenza di comandi, eseguire ognuno dei comandi forniti, memorizzare le informazioni su opportuni supporti che permettano di accedere alle informazioni memorizzate e modificarle. Ragazzi, quando abbiamo scritto questa cosa, io ho preso carta e penna, a ogni numeretto ho associato, scusate, a ogni variabile ho associato un valore numerico, sono stato in grado di ritrovarlo, cioè quando c'era l'istruzione sostituisci x con y, io sono stato capace di tornare sul foglio di carta, di individuare qual era l'area di memoria associata alla variabile x, di scriverci qualche cosa sopra. Quindi
deve memorizzare le informazioni su supporti che permettano di accedere e di modificarle. Cioè, torno qui sopra, l'esecutore non è necessariamente consapevole di quello che sta facendo. Cioè, mentre sto eseguendo questa roba qua, io esecutore non so affatto quello che sto facendo. Tu mi dici di sostituire e io sostituisco, mi dici di confrontare e io confronto, ma non ho proprio idea che tutto questo serva a calcolare il taglio. Cioè, l'esecutore è uno, ragazzi, l'esecutore è per definizione inintelligente. Quello che gli devi fare lui lo fa, ma lo fa in maniera cieca, non ha proprio idea del perché debba farlo. È un comando, lo fa, punto e basta. Tant'è che questi linguaggi, in questa forma, vengono detti linguaggi di tipo imperativo. Cioè, il linguaggio contiene istruzioni che sono comandi che il nostro esecutore esegue, punto. Allora, se l'esecutore fosse un esecutore umano, tutto questo sistema di che cosa avrebbe bisogno? Allora, abbiamo un bel foglio di carta dove ci stanno scritte le istruzioni. Ragazzi, una volta che tutto questo è stato scritto, ora lo vedete in forma esplosa, ma questo sarà un bel elenco della spesa con tutte le istruzioni che l'esecutore deve fare. Allora, il nostro esecutore, per eseguire il programma, che fa? Comincia a eseguire le istruzioni esattamente nell'ordine in cui stanno scritte qua sopra. Quindi lui, nella parte di controllo, che cosa fa? Va sul foglio di carta, legge l'istruzione, la interpreta e la esegue. Ma per eseguire questa istruzione va sul foglio di carta dove stanno scritte le informazioni, accede a queste informazioni e le esegue. Per esempio, se qui ci fosse scritto sostituisci x con y, allora il mio esecutore umano prima va sul foglio di carta e legge l'istruzione, la interpreta, che capisce che deve fare, ma per eseguirla va in memoria, cioè sul foglio di carta, prende, accede ai dati e esegue quello che è scritto in questa istruzione. Se l'istruzione fosse fai x è uguale a a più b, lui che farebbe? Supponete che ha trovato scritto questa istruzione qua, x è uguale a y più z. Allora, per eseguire questa istruzione che dovrebbe fare? Innanzitutto dovrebbe aver scritto sul foglio di carta, qua ci metto il valore della variabile x, qua ci metto il valore della variabile y, qua ci metto il valore della variabile z. E supponete che qua ci sta scritto 5 e qua ci sta scritto 8. Allora lui, quando deve eseguire questa operazione, va in memoria dove c'è la variabile y, cioè sul foglio di carta, e legge questo valore. Lo legge e lo scrive sulla calcolatrice da tavola. Poi sa che deve fare una somma, va in memoria dove ci sta scritta la variabile z, prende questo numeretto e lo mette, scrive più e qua ci scrive il secondo numeretto. Scrive uguale e qua mi compare il risultato. Mi compare 13. Poiché ci sta scritto questa roba qua, vuol dire che la variabile x
deve assumere il valore ottenuto sommando questa roba qua. Quindi lui va sul foglio di carta, nello spazio che compete alla variabile x, e ci scrive 13. Ho eseguito questa operazione. Quando ho eseguito questa, torno qui dentro, prendo quella che viene dopo, la eseguo e ripeto così fino alla fine. Allora ragazzi, questa roba è una roba che per voi ha senso anche da un punto di vista matematico. Questa la potreste interpretare come un'equazione. E qua è scritto, per esempio, calcola questa espressione e qual è il valore della variabile x che soddisfa questa espressione. Se qua è scritto 5, 8, il valore della variabile x che soddisfa questa equazione è il valore 13. Perché nel calcolo aritmetico, nel quale voi usate i letterali ed usate le costanti simboliche o le costanti numeriche, il letterale ha il senso del valore reale che soddisfa quel determinato vincolo. E se io vi scrivo così, questa roba ha senso. Questa roba che sta scritta qua, x uguale x più z, ha senso dal punto di vista matematico? Qual è l'unico valore che soddisfa questa equazione? Perché nel senso dal punto di vista proprio algebrico, qui è scritto, trova il valore della variabile x che soddisfa questo. Ma chiaramente, quale che sia il valore di z, qua c'è un'unica soluzione che soddisfa questa equazione, è il valore x uguale 0. E dal punto di vista informatico questa roba ha senso. Allora, qui che cosa è scritto? Qui c'è l'operatore uguale. L'operatore uguale nel linguaggio che ci siamo definiti prima significa sostituisci alla variabile x il valore di questa espressione. Allora il mio esecutore che fa? Va in memoria dove c'è la variabile x, che ci sta scritto 13, prende 13 e lo mette nella macchinetta calcolatrice, deve fare una somma, va in memoria alla variabile z, il foglio di carta della variabile z, qua ci sta scritto 8, prendi 8 e mettilo qua dentro, fai la somma, ottieni 13, vai in memoria nella parte di memoria che corrisponde alla variabile x e ci scrivi questo valore 13, scusate, qua ho scritto 13, 13 più 8 fa 21, qua ci scrivi 21. Quindi questa operazione non ha senso dal punto di vista algebrico, ma ha senso dal punto di vista delle istruzioni date in un programma di calcolo. Perché questa istruzione ha il senso. L'operatore di assegnazione, che è l'uguale, significa vai in memoria all'indirizzo di questa variabile e metti il valore che hai calcolato da questa parte qui. Allora ragazzi, qual è il trucco? Il trucco è che in un linguaggio di programmazione a ogni letterale sono associate due informazioni. Un'informazione è l'indirizzo di memoria dove si trova quel dato, l'altra informazione è il valore che è scritto in memoria a quell'indirizzo. Quindi una variabile in un linguaggio di programmazione ha un senso duplice,
rappresenta sia l'indirizzo di memoria sia il valore che è contenuto in quella variabile. Allora, quando ci troviamo nella parte destra di un operatore di assegnazione, della variabile ne andiamo a prendere il valore e lo usiamo per fare i conti. Quando una variabile si trova nella parte sinistra, invece, si interpreta come l'indirizzo di memoria dove andare a scrivere il valore che è stato calcolato. Ragazzi, questa roba ha senso? Questa roba veramente è priva di significato, perché qua c'è un'espressione che è un valore numerico che ho calcolato, ma questa espressione dovrei andarla a mettere a un indirizzo, ma qua c'è un altro valore numerico, questa roba non ha senso. Allora, voi potrete sempre trovare, questa è un'istruzione che si chiama di calcolo e assegnazione. Le variabili le potete sempre trovare da questa parte qui, nella parte destra, ma nella parte sinistra troverete sempre ed esclusivamente una e una sola variabile, perché in questo caso della variabile mi interessa la parte che rappresenta l'indirizzo dove quell'informazione dovrà essere memorizzata. Bene, allora, questo è quello che fa un esecutore umano. Domani ci occuperemo di vedere quello che fa, per eseguire questa roba, un esecutore. Va bene, ragazzi.